Buon pomeriggio a tutti gli intervenuti. L'Associazione Culturale I Due Colli è lieta e si pregia di ospitare due mostre in contemporanea, una collettiva e una personale. La collettiva viene dagli artisti che provengono dal premio Copertina e li elenco per ordine alfabetico: Amabile Bruno, Cavedon Cristiano, Fabian Massimo, Fiori Benedetto, Gibertoni Barca Francesco, Grechi Marco, Guerra Matteo, Marsiglia Alessandro, Pironi Stefano e Proietti Giuseppino. Le opere sono esposte in due diversi padiglioni. Qui abbiamo la personale. La personale è una personale dell'artista Monica Fossati, che abbiamo qui accanto. Buongiorno. Grazie. La Fossati vive e opera Monza e dalle opere che vediamo qua esposte mi è venuto subito l'impulso di dire: ma questa artista crea molto, perché il suo fermento, che è un lievito madre dell'arte, la costringe quasi a operare in diversi settori, diverse tecniche, diversi materiali, e quindi ecco, opera molto molto sul presente che abbiamo qui davanti. E adesso do la parola alla dottoressa Polidori, che ci darà alcune notizie molto più dettagliate dell'artista. Grazie. Innanzitutto, ecco, mi permetto di avvicinarti con un gesto d'amicizia. Ringrazio l'Associazione Culturale Due Colli, ringrazio il Presidente che ha aperto i lavori, ringrazio Annetta Boccolini e tutti i suoi collaboratori. È la prima volta che vengo nella galleria che hanno recentemente aperto e posso dire che è una perla in questo quartiere. Molto spesso le iniziative artistiche vengono magari considerate legate ai centri storici, ai centri culturali, alle chiese, ai musei, ma il valore di inserire una galleria d'arte in un quartiere popolare, insomma, io ci sto riflettendo molto, questa è un'operazione importante. Poi magari alla verità lo dirò in secondo luogo, quindi di questo mi complimento vivissimo, in maniera fortissima. Sono stata poi chiamata in realtà in questa occasione per recensire un testo critico per Monica. Io da Narita ho fatto alcune richieste: mandami tutte le immagini che hai e poi ho necessità di confrontarlo con l'artista. Le ho chieste con tempi, insomma, abbastanza comodi, perché voglio essere comoda quando devo scrivere un testo. Ho necessità di vedere le opere da uno o due monitor diversi, perché poi i colori non sono sempre veritieri e comunque non è la stessa cosa di vederli. Soprattutto perché non sembrava fotografare. E mi ha fatto piacere sentire anche Monica al telefono, abbiamo scambiato qualche battuta, ci siamo, diciamo, conosciute brevemente, però io, insomma, in qualche maniera sono riuscita a recepire alcune nozioni del suo carattere, perché poi il suo carattere si legge dalle sue opere, ma è necessaria per un confronto. Vulcanica, poliedrica, amante della vita, amante della natura e degli orsi, questo è interessante, molto interessante. E quindi a questo punto mi permetto di leggere di fronte a voi, sarò breve, però un po' di testo c'è, il testo che ho scritto per Monica, che lei non ha mai ancora ascoltato, e poi lo manderemo, perché io da lì ho detto, dico a lei: che cosa faccio, lo manda Monica? Lei ha detto: no, mandalo a me, e detto, poi lo leggiamo insieme all'inaugurazione. Il segno o il colore, la materia o la campitura, la sintesi o la narrazione. Questi sono gli equilibri complessi e impercettibili di cui ogni artista deve tenere conto. Dinanzi ad un'opera di Monica Fossati i criteri si mescolano, le nozioni si perdono, la definizione cessa di avere la sua fermezza. Dal colore che si fa cresto ad un'aurea di plasticismo sperimentale,
Al disegno pittorico di Gerle non c'è nel dettato artistico di Monica nessun vincolo. Osa, sperimenta, si mette in gioco e trae le sue conclusioni. Ci lascia liberi di razionalizzare la visione, oppure ci invita al viaggio. Non inquadrabile nella macrocategoria degli autodidatti, Monica intraprende il suo percorso artistico decidendo autonomamente a quali maestri far ricorso, a quali insegnanti attingere. Si discosta da quel percorso che sembrava prefissato per la sua esistenza, come tanti altri creativi. Egli cresce dentro forse una rabbia che deriva dall'evidente sopraffazione tra ciò che vorrebbe fare e i mille condizionamenti che glielo impediscono, finché la scintilla non innesca la fiamma. La fiamma è quella della passione per l'arte nelle sue forme più disparate. Corsi di pittura fresco si alternano al design di interni, perché lo spazio va conosciuto e acquisito per farselo proprio all'interno delle tele. Perché conoscere la pittura americana alla Hopper gli permette di giocare con le proiezioni delle ombre, perché appassionarsi di restauro significa conoscere la capacità artigianale di un tempo. Forte è il dato naturalistico, che torna sovente nel ritratto degli animali, che siano essi domestici o selvatici, il cardine della sua stilistica. Forte l'attrazione verso la ritrattistica naturalistica dal vero. D'altronde ogni artista ha una sua meta da raggiungere, un suo santuario da visitare e sovente questo santuario è la natura. L'artista è in fondo un esule, destinato ad essere straniero nella folla ed è nel silenzio della natura che spesso riconosce veramente i suoni familiari. Quella natura che si consacra in un bosco, nel silenzio immortalato sopra una tela, dove gli alberi si riflettono nel fiume, in una danza antica e misteriosa. Il tecnicismo è per Monica pura sperimentazione, usa molteplici tecniche come le matite, gli oli, gli acquarelli, non disegna affatto in multimaterico, fino ad usare le ossidazioni complessissime. Abbiamo dunque compreso che quello di Monica, nome antichissimo che la caratterizza pienamente, è un viaggio personalissimo ed introspettivo che la sta portando ben oltre ciò che lei di se stessa già conosceva. Abbatti i confini, ridiscuti i termini della vita, si spinge oltre e ci invita inesorabilmente al viaggio. Pellegrini e nomadi, sveliamo attraverso le sue opere la sublimazione della realtà. Grazie mille. Io purtroppo adoro tutto, anche il ritratto di un sasso che mi colpisce e di conseguenza mi sforzo e creo, mi piace, quindi non ho uno stile unico ed è vero quello che hai detto, però soprattutto amo la natura, quando devo ritrarre, ritrago gli animali o la natura in sé, quindi veramente ne sono onorata, grazie di cuore e grazie per tenermi bene. Grazie alla Marita.
Abbiamo oggi all'interno della galleria dell'Associazione Due Colli, Galleria d'Arte Contemporanea, la mostra collettiva artisti partecipanti al premio Copertina 2024. Quindi è un piacere poter aprire e tagliare virtualmente il nastro di questa piccola collettiva, ma estremamente interessante. Artisti molto diversi fra loro, con linguaggi artistici estremamente disparati, che in realtà riescono in qualche maniera a creare un itinerario e un racconto. Potremmo dire molte cose sia sulle tecniche, anche sulle ispirazioni pittoriche, sia grafiche, materiche, insomma ne possiamo avere veramente tantissimi di spunti. Indubbiamente c'è una nota che caratterizza, cioè la volontà di mettersi in qualche maniera in gioco, perché poi le mostre collettive danno la possibilità agli artisti di conoscersi fra loro, di avere volontà magari di poi aprirsi a nuove progettualità, e questo è molto interessante ed è anche lodevole per gli artisti. Quindi ringraziamo l'associazione I Due Colli e tutti gli artisti che partecipano alla collettiva Premio Copertina 2024. E io faccio queste cose da qualche anno, da parecchi anzi, sono un appassionato della penna bic. Nello stesso tempo c'è anche del collage, ci vuole purtroppo molto tempo per fare questi quadri, perché impiegano moltissimo tempo, tant'è vero che il minimo che ci ho messo 6 mesi, perché bisogna lavorarci parecchio, però faccio queste cose che mi piacciono e spero che piacciono anche agli altri. Grazie. Grazie. Questo è un progetto che nasce da questo personaggio che è raffigurato su queste magliette. È un personaggio che nasce tanti anni fa da un progetto di una scenografia per una rappresentazione teatrale, e poi è rimasto, diciamo, si è evoluto in vari modi e poi è diventato un progetto su questo tipo di supporto, su magliette, che sono raggruppate in una pagina web e quindi sono anche acquistabili. Getto aperto, quindi poi va anche su altri tipi di creatività, insomma, di forme. Buonasera a tutti, mi presento, sono Marzia Alessandro, ma come nome d'arte alcuni anni fa ho scelto il nome Ink, che in inglese significa inchiostro. Prediligo l'arte astratta, in questo quadro praticamente il gioco di curve, ho trattato molto la tempera con la sfumata, con un panno, in certe zone ho schiarito i colori, la densità del colore, poi ho trattato con dei pennarelli neri, è venuta fuori questa forma strana, sembrerebbero come delle macchie di luce che penetrano dietro un universo impossibile, diciamo. Dico, ecco, ho detto l'arte astratta, e all'inizio della galleria c'è una miniatura un po' cometa, vediamo così, l'ho inventata, diciamo, da settembre, e in quel caso si chiama praticamente Negroni sbagliato, il ricordo di una serata in un bar che c'era un concertino e mi hanno dato il Negroni sbagliato. Tanti auguri a tutti e buon lavoro.